ragazze, ciao ragazzi. Allora, questo è l'Home Tour aggiornato. Mi avete scritto in tanti come volevate l'Home Tour aggiornato. Se riesco a parlare, io mi emoziono sempre. Perché ho fatto tanti cambiamenti, uno dei quali è qua, per questo stavo guardando. Ho fatto tanti cambiamenti in casa, alcune cose, ho fatto un restyling, ho aggiunto altri mobili, eccetera, eccetera. Quindi niente, vi lascio al video. Tra l'altro nel video mi vedete in vestaglia appena sveglia, ve lo dico subito così non mi prendo un trauma. E niente, vi lascio il video, vi mando un bacio e alla prossima, ciao! Questo è l'ingresso adesso, questo è Gatto Denver. Gatto Denver, che ci accompagnerà nel nostro tour. Questo è appunto l'ingresso, sono cambiate un sacco di cose. Come vedete non ci sono più le nicchie aperte con le mensole a vista. Abbiamo fatto fare su misura questi due, perché sono degli armadi praticamente, sono in realtà, io li uso come scarpiere ma sono degli armadi e sono giganteschi davvero, con le porte a specchio. Le volevo a specchio perché in questo modo fanno sembrare l'ambiente più grande e più luminoso, perché poi riflettono le luci e quindi appunto tutto più luminoso, perché in questo corridoio non ci sono le finestre. Naturalmente vi faccio vedere. Questa sono io ancora in vestaglia, tra l'altro amo la mia nuova vestaglia di Victoria's Secret. Comunque si aprono in questo modo. Eccoci qua, questa è la prima scarpiera. Mancano alcune scarpe perché le ho portate a fare le solette di gomma. Comunque promesso che vi farò il video dedicato anche sulle mie scarpe, promesso. Da questa parte c'è lo specchio, una piccola piccola scarpiera per le ciabatte, per gli ospiti eccetera. E un appendiabiti dove mettiamo solo gli ultimi cappotti che abbiamo indossato. Di nuovo un Gatto Denver. Poi qui abbiamo messo queste due sedie perché è più semplice mettersi le scarpe e prepararsi prima di uscire. Un mobiletto a cui ho aggiunto finalmente le porticine, così è molto più carino ed ordinato. Come al solito la mia Torre Eiffel, si vede subito la mia passione per Parigi. E poi qui invece ci sono alcuni dei ritagli di giornale eccetera, volantini dove si parlava di me, ma ne stiamo facendo un altro. E qui appunto arriviamo alla seconda scarpiera, che non è del tutto piena, adesso vi faccio vedere. Eccola qui, ci sono alcune scarpe qui mie di Tomas, mentre tutta la parte superiore sono invece solo alcuni dei vestiti di Tomas, alcuni sono tipo raccattati là. Comunque questo per farvi vedere, ci sono alcune scarpe nuove che non avete ancora visto di Jimmy Choo, le mie nuove Louboutin, e poi ce ne sono altre che insomma vi farò vedere quando farò il video dedicato, promesso. Questa è l'altra prospettiva di questo di questi splendidi splendidi armadi a specchio. Siamo molto contenti di averli fatti a specchio appunto perché illuminano il tutto, sembra tutto più grande, e poi mi servono anche per fare le foto degli outfit che prima non potevo veramente fare. Altra cosa, altra novità, sono questi due armadi qui. Anche questi non sono armadi che ho comprato, ma sono armadi che sono stati fatti sempre dallo stesso falegname che ha fatto queste due nicchie a specchio. Appunto ha fatto anche questi due armadi, sono fatti su misura, infatti vedete il pannello in alto, insomma sono stati fatti proprio apposta per questa casa e sono appunto fatti su misura, l'ho ripetuto 66 volte. Qui vi faccio vedere quello che ci abbiamo messo. Avevamo tanto tanto bisogno di armadi nuovi, proprio perché nella nostra stanza la cabina armadio è piccolina, quindi abbiamo dovuto separare le scarpe che sono in queste scarpiere che sono molto molto ampie. E poi qui abbiamo messo, adesso vi faccio vedere, qui da questa parte ci sono cappotti e giacche un pochino più lunghi, voilà. E poi lì sotto c'è un'altra mensoletta, insomma niente di particolare, ma sempre utile perché prima avevamo davvero poco spazio, mentre la parte superiore sono giacche e cappotti più corti. Sono ovviamente sia miei che di Tomas, ma così sono molto felice perché abbiamo davvero molto molto spazio in più, lì c'è un'altra mensoletta, insomma, quindi molto molto contenta di ciò. Che cosa c'è nell'altro armadio invece? Qui ci sono cose molto meno interessanti perché qui c'è praticamente uno sgabuzzino. Siccome non c'era uno sgabuzzino in questa casa, abbiamo dovuto crearlo
E quindi questo è il contenuto, veramente niente di interessante, aspirapolvere, ferro da stiro, stendini, mocio vileda e roba del genere. E poi nella parte superiore invece, che è altissima perché i nostri soffitti hanno tipo 3,5 metri, ci sono insomma altre cose tipo trasportini per i gatti, attrezzi, carta igienica, roba poco figa, ma bisogna pure avere un posto dove mettere sta roba poco figa. Quindi sono estremamente soddisfatta di questi due armadi, anche delle nicchie a specchio, si capirà insomma questo era esattamente quello che volevo fare, quello che avevo in mente quando siamo entrati in questa casa, però appunto abbiamo dovuto fare tutto su misura. Poi le due scarpiere che stavano invece qua, tra virgolette scarpiere, sono in realtà delle librerie, ma la nostra libreria è in soggiorno, quindi queste sono, erano per le scarpe, ma adesso che abbiamo queste specchiere meravigliose qui ci abbiamo messo solo appunto delle cosine, alcuni peluche, Gatto Denver, alcuni piantina, alcuni ricordi delle varie città in cui sono, siamo stati, una foto nostra, insomma questo è quanto, una foto di me con la mia nonna, che è forse una delle foto più preziose che ho, e eccetera eccetera insomma. Poi proseguiamo nel corridoio, qui vedrete subito che un'altra cosa che è cambiata è che il quadro di Audrey Hepburn adesso si trova nel corridoio. Ebbene sì, sono abbiamo sfruttato al massimo questo corridoio, riempiendolo più possibile perché prende molta metratura dell'appartamento. Quindi qui c'è appunto il quadro di Audrey Hepburn, questo arco in mattoni che io adoro. Poi da questa parte c'è il bagno, come sapete insomma qui non è cambiato moltissimo, la vasca è sempre là. Abbiamo insomma arredato qualcosina in modo particolare. Una cosa che non avete visto invece sono le mensole che abbiamo messo sopra alla porta, perché avevamo tanto tanto bisogno di ulteriore spazio nei bagni, quindi anche nell'altro vedrete abbiamo messo queste mensole. Su ci sono alcuni insomma dei miei prodotti preferiti, altri prodotti che devo ancora iniziare ad usare, quindi ci sono alcune jewel candle profumate, altre candele profumate e altri prodottini insomma. E poi appunto per il resto qui non è cambiato granché. Qui appunto c'è sempre la vasca da bagno, come sapete quando ho acquistato l'appartamento qui c'era una doccia, c'era un box doccia, ecco perché c'è questo telefono così, ma io ho voluto assolutamente metterci una vasca da bagno, e quindi originalmente qui andava la lavatrice, invece io appunto ho continuato il muro in muratura, l'ho messo anche qua sotto, cioè con le piastrelle, e poi ci ho messo una bella vasca da bagno. Io amo i saponi profumati, questo è di Studio 5, amo i loro saponi. Poi usciamo, siamo di nuovo nel corridoio, proseguiamo. Questi quadri credo già ci fossero quando ho filmato il primo video tour della casa. Qui c'è una piccola nicchia con le nostre fotine, qualche fiorellino, qualche candelina. E poi qui c'è, come ben sapete, il mio studio, quindi entriamo. Questa è la grossa novità, perché prima, come ben sapete, qui c'era il quadro di Audrey Hepburn. Adesso invece abbiamo fatto fare questo armadio sempre su misura. Gatto Denver sempre presente, gatta Stellina non chiedetemi dove sia, credo stia dormendo da qualche parte nascosta come al solito. Questo è un mega armadio ed è nuovissimo, quindi ve lo faccio vedere, ma è ancora vuoto. Eccoci qua, qui ci abbiamo messo il bastone per appendere altri abiti eccetera, o anche quando vengono gli ospiti, perché questo divano in realtà è un divano letto a due piazze, è anche molto grande. E poi là sopra c'è una mensoletta, mentre da questa parte invece ci sono appunto solo mensole. Anche qui sono molto molto soddisfatta dell'aggiunta, finalmente abbiamo così tanto spazio che non abbiamo nemmeno che cosa metterci dentro. E poi qui sto cercando un quadro di quelli lunghi, carino da metterci, però devo trovare un quadro che stia bene con i colori eccetera, quindi magari consigliatemi voi se avete visto qualcosa su internet, se posso trovare qualcosina, perché non immaginavo che ci fosse comunque spazio lì per metterci qualcosa. Altra novità dall'ultimo
ultimo room tour è il look del mio studio, del divano nello studio, perché ho messo tutti questi cuscini nuovi, il tema è turchese e dorato, questi li ho presi tutti su H&M Home online. Mi ricordo di quando stavo ad Amsterdam, c'era H&M Home, avevano sempre delle cose molto carine, quindi sono andata direttamente sul sito, perché a Trieste non c'è, ma sono andata appunto sul sito per ordinare tutte queste cosine carine. Poi vedrete anche altri cuscini, li ho presi sempre là, e questa trapunta speravo fosse un po' più turchese, sembra più grigia nelle riprese, in realtà è un pochino più turchese, non quanto speravo. Comunque anche questa l'ho presa su H&M Home. Abbiamo cambiato le manopole del divano in modo che fossero le stesse dell'armadio. Qui c'è sempre la solita lampada con i volan, tutta fatta tipo in pizzo. Qui non è cambiato moltissimo, vi farò la makeup collection aggiornata, ma adesso non apriremo i cassetti pieni di trucchi. E poi qui c'è sempre la mia specchiera, qui ci sono i trucchi che uso quotidianamente, che uso di più, quindi li tengo qua pronti per uso quotidiano appunto, mentre tutto il resto è là. E poi qui ci sono naturalmente altri prodotti che sto usando molto in questo periodo, pennelli eccetera. Qui ci sono i due double stacked mascara special edition per Kiss & Makeup 01 di quando ho fatto l'incontro con NYX, che è stato bellissimo. Poi qui ci sono insomma i miei smaltini Dior, qui altre cosine Too Faced, altri smaltini, altri pennelli, tanti pennelli, e qui c'è di nuovo un gatto Denver. Basta, adesso è stanchissimo gatto Denver. Insomma, zona filming slash computer, quindi qui c'è il mio computer e poi appunto videocamera, che solitamente starebbe sul treppiede, ma in questo momento ce l'ho in mano. La luce è qui, altro mobiletto con tantissimi altri smalti. Quindi questo è il mio studio. L'unica cosa che voglio cambiare ancora è la sedia, perché questa sì è molto comoda, ma a parte che ce l'ho da un sacco di tempo, ma stona un sacco con lo studio, quindi voglio prenderne una bianca. Quindi questo era il mio studio. Proseguiamo da quest'altra parte. Alla fine del nostro corridoio c'è la sala da pranzo. Iniziamo da qua, qui ci sono tutte le mie fatine, la mia collezione di fatine. Voi lo sapete, io ero una fatina in una vita precedente e ho un po' la fissa per le fatine, le colleziono da secoli, quindi queste sono tutte le mie fatine. Poi questa è la famosa libreria, che in tante mi hanno detto: ma perché laggiù non ci metti i libri in quelle librerie? Perché i libri li avevo già messi qua, quelli che non ho da mia mamma, perché altri ne abbiamo su, quindi li abbiamo messi qua. Poi ci sono altre cosine giù sotto nei cestini. Questo è un mobiletto che adoro, perché ci sono dei disegni che hanno fatto per me alcune mie follower, che sono molto importanti per me. Poi un'altra Torre Eiffel gigantesca che ho preso a Parigi. Altro quadro con la Torre Eiffel, lì invece ci sono alcuni quadretti di Van Gogh. Altra novità rispetto alla volta scorsa, all'ultimo home tour, è questo copridivano, che in realtà sono delle coperte estremamente morbide e soffici che io ho appunto usato come copridivano. Ce ne sono due e queste le ho prese dalla Maison du Monde, che ha anche cose molto molto carine, mentre anche questo cuscino l'ho preso da lì, mentre gli altri sono invece di H&M Home. Altra novità, ho preso questo vassoietto con appunto alcune decorazioni, c'è la candela a forma di ananas, qui invece c'è un balsamo labbra che uso molto molto spesso, un'altra candelina, e questa invece è una Yankee Candle profumata che io amo. E questo è quanto. Poi lì invece, ah, ecco la gatta stellina che dorme, la vedete? Qui c'è il tavolo grande, questo allungabile diventa enorme. Questo è un vaso che ho preso sempre alla Maison du Monde, all'interno ci sono caramelle per lo più avanzate da Natale oppure olandesi. E qui ci sono alcuni pacchetti regalo e tre splendide rose che mi sono stati regalati ieri per il mio battesimo, perché bene sì, mi sono battezzata ieri, e quindi questo quanto. E poi lì c'è la cucina, quello è un mazzo di rose che Tomasia ha appeso, che mi ha regalato lui per San Valentino, adesso sono lì appese perché vogliamo essiccarle, ma non so se ci riuscirà molto bene. E lì c'è gatta Stellina che appunto dorme, quello è l'angolino diciamo dei gatti, quindi hanno il loro grattino che usano per dormire. Poi lì hanno le loro ciotoline, sempre il solito Cat Activity. Questo è appunto il soggiorno
dall'altra prospettiva. Lì ci sono altri quadretti che ho preso a Parigi. Ah, e poi sveliamo un mistero, gigantesco mistero dello scorso home tour. Dov'è la mia lavatrice? La mia lavatrice è qua. Che alcune dicevano non ha la lavatrice. Sì, ebbene, è qua, non ve l'ho fatta vedere nello scorso home tour perché me ne sono dimenticata, ma sì, anch'io sono umana e ho la lavatrice che sta appunto qua con vari detersivi, la caldaia, molto interessante anche questo, e l'asciugatrice invece sta qua, che è molto molto utile, così non devo stendere panni e si asciugano in un battibaleno. Quindi questo è quanto. Caldaia, il vano caldaia era aperto, ma prima di acquistare l'ho fatto chiudere perché non era molto bello da vedere, quindi adesso ci sono appunto queste due porte. E questo è quanto sostanzialmente, libreria di nuovo, divano. E adesso qui c'è questo profumo buonissimo della Yankee Candle, che è il profumo di... Oh, là sotto c'è la tombola, perché Tomas a Natale si è fissato con la tombola, adesso ci giochiamo sempre. Torniamo verso l'ingresso perché vi faccio vedere anche la camera da letto. Eccoci, questa è un'altra novità rispetto all'ultimo tour, cioè il look della nostra camera da letto, che è cambiato. Sì, è un po' molto troppo rosa, ma a Tomas non dà per niente fastidio, a lui piace, insomma. E quindi c'è questo bellissimo quadro che è appunto sempre sul tema rosa, bianco. E poi ho comprato tutti questi cuscini, sempre tutti da H&M Home, perché me lo chiedete spesso, sono tutti di H&M Home. E poi questa è la stessa coperta morbidosa e soffice che avete visto sul divano, qui la uso appunto come coperta, ne ho prese tre. Sempre i nostri comodini, che andrebbero in realtà invertiti perché si aprono così, ma ormai ci abbiamo fatto l'abitudine. Amo le mie tende in lino. Poi c'è lo specchio che vorrei tanto potesse stare nella cabina armadio, ma non ci sta questo specchio. Altra novità sono queste mensole che abbiamo messo qua sopra al comò. Potremmo aggiungerne altre, ma per adesso va bene così, perché adesso abbiamo veramente tanto spazio e ci ho messo giusto qualche biglietto d'auguri carino, qualche scatolina, insomma, con le fattine anche qua, poi bigliettini che mi ha scritto Tomas con tutte parole dolci e romantiche, e poi candeline profumate, qualche busta Chanel Tiffany, lo sapete che mi piace, mi piacciono queste buste un po' come arredamento. E poi quello invece è un altro quadro che ha fatto una mia iscritta, forse uno dei primi che ho ricevuto, se non il primo, quindi ci sono particolarmente affezionata. Poi qui ci sono i miei profumi accanto a questo quadretto, anche questo di Parigi, che si, tipo si muove, come si dice, olografico. Ecco, e qui ci sono appunto i miei profumi, sto usando un sacco questi due nell'ultimo periodo, e poi questo è un altro che sto usando molto da quando l'ho ricevuto, ma una decina di giorni fa, che è di Burberry, è il Burberry for Her, e Tomas ha ricevuto il Burberry for Him, quindi stiamo usando questi due, mi piace metterli vicini. Dalla prospettiva del letto e da quella parte ci sono la cabina armadio e il bagno della stanza, che adesso vedremo più nel dettaglio. Mi sento molto presentatrice televisiva oggi. Iniziamo con il bagno. Qui non è cambiato tantissimo, ci sono i nostri accappatoi, insomma il lavandino piccolino con il mobiletto, con tutte le cosine, perché è, c'è appunto un mobile quando si apre lo specchio. Poi qui c'è la doccia. Una cosa che è cambiata qua invece in questo bagno, anche qui, come vi dicevo, sopra alla porta abbiamo messo queste mensole, che sono molto molto utili perché appunto ci sta un sacco di roba e non danno fastidio perché sono molto in alto, quindi abbiamo sfruttato veramente lo spazio al massimo. Se ve lo chiedete, sì, il bagno ha una porta, anche la cabina armadio ce l'ha, ma le lascio sempre aperte. Ritorniamo da questa parte e qui c'è la cabina armadio, appunto le lascio aperte, non so perché mi piace di più. Qui nella cabina armadio abbiamo aggiunto due o tre mensole, non mi ricordo quante ne abbiamo aggiunte in alto, sono tipo quella sta a 3 metri per farvi capire, quindi ho appena acquistato una scaletta per poter raggiungere quelle mensole. Ci sono cappelli e poi un sacco di vestiti, come ben potete vedere, e poi un sacco di borse che io adesso ho dovuto sistemare così. Prima erano messe molto meglio, tipo in esposizione, ma cominciano ad essere troppe, e i vestiti anche, quindi ho dovuto sistemarli così.
così. Tra l'altro devo dare una risistemata alla cabina armadio, sistemare tutto per colore, ma devo appunto tirare tutto giù, il che è un mega lavoro. Là sopra ci sono le valigie, un paio di scatoloni che non so cosa ci facciano lì, comunque lì ci sono le nostre valigie per quando viaggiamo, e poi altre borse, borsette, pochette, altri vestiti. Là qua ci sono i nostri pantaloni e alcune camicie, giubbottini sia miei che di Tomas, quindi questo è quanto anche per la stanza da letto. So proprio che avete visto tutto, vi ho fatto vedere tutte le novità, spero vi sia piaciuto questo video, promesso che ne ho tantissimi altri in arrivo, e niente, io vi saluto a questo punto dallo specchio, un bacio, ciao!